in studio da noi il subcommissario Ilva, il professor Edo Ronchi. Sì, beh, intanto con gli impianti attuali in marcia la situazione ambientale interna ed esterna all'Ilva è notevolmente migliorata. Io so che le critiche non mancano mai, qualche volta motivata, spesso no, la critica. Tuttavia dei dati sono fuori discussione. Non ci sono emissioni fuori di norma e la qualità dell'aria nella città di Taranto, per tutti i parametri considerati, è a norma. Pigliare su questo vapore, che cosa è? Il vapore è noto, c'è cioè in tutte le acciaierie, ne trascinano un po' di polvere e a seconda se lei li legge con determinate luci possono anche cambiare colorazione se utilizza. Ci possono essere delle tecniche per ridurre questi vapori che comunque decisamente sono nocivi? Decisamente, lo toglierei questo decisamente. Proseguiamo con altre immagini. Sono immagini che ha fornito alla città PeaceLink. Adesso io non è che posso vedere una nuvola di polverino e vi do l'interpretazione. E, francamente non lo so. Che ci sia qualche emissione, sì, è possibilissimo. Non lo nego io. Che può venire da quel raffreddamento delle scorie deferrizzate, perché quando queste scorie vengono versate per essere raffreddate vanno anche sopra l'acqua, si forma del vapore e questo vapore quando va in pressione esplode sul mucchio di scorie e determina quelle fuoriuscite di ossidi di ferro. La prescrizione era chiudere l'edificio del GRF. È pronta. 6 marzo 2014, ore 11:40. Marzo? Marzo, sì, alcuni giorni fa. Sarebbe quello lì? Sì. No, non è per niente uno slopping. Quello lì è quello che le stavo dicendo io adesso, non è uno slopping. No, perché lo slopping è molto violento e si vede proprio... purtroppo io ne ho visto uno all'inizio quando sono venuto e non ce ne sono più stati. Questo è il fenomeno di polvere di nuvola rossa, di ossido di ferro, se non è costruito con qualche lente con effetto ottico, di ossido di ferro per il raffreddamento di scorie deferrizzate nel GRF, che sembrerebbe l'impianto che si vede là dietro. Thank you.
tema delle diossine che stanno chiaramente diminuendo, ma rimane la questione degli IPA, idrocarburi policiclici aromatici. Sì. Io ho già avuto modo... Questo spunto come discorso di rapporto con gli col mondo ambientalista. Io penso che i controlli ambientali sono un fatto di garanzia collettiva, sono un bene comune, non possono essere gestiti con iniziative privatistiche che quel circolo Lions, non so come diavolo si chiama, con i soldi suoi compra la macchinetta, quello, chi l'ha tarata, la macchina è la stessa, può essere dichiarato da questo signore, non, chi l'ha tarata quella macchina è in grado di gestirla in modo tecnico, è in grado di fare le letture come si devono. Quelle macchine vengono collocate in determinati posti, non è che se io mi metto dietro a un camion che ne so dove ha registrato quei valori. Quindi secondo me non si dovrebbe utilizzare questi metodi per valutare le condizioni ambientali. I dati della città di Taranto, del quartiere Tamburi in particolare, sono allarmanti. Al quartiere Tamburi un abitante su 18 è affetto da cancro. Negli altri quartieri siamo 1 su 24. I tempi di incubazione di queste patologie, come sa, si misurano sui decenni, o meglio su più decenni, quindi io posso parlare di un lavoro fatto in 8 mesi e questo certamente non ha alcun riflesso su patologie di quel genere, è impossibile, misurerà gli effetti fra 10, 15, 20 anni. Continuiamo con delle immagini, o meglio una foto che è del Fatto Quotidiano, foto della Siviera con l'operaio che opera a pochi metri. In un articolo del 4 marzo del collega Francesco Casula si legge: una colonna di fumo e polveri così imponente da offuscare l'illuminazione del capannone. Ecco il reparto acciaieria dell'Ilva di Taranto pochi giorni fa. La foto pervenuta alla redazione del fattoquotidiano.it mostra lo spillaggio, ossia l'operazione di scarico dell'acciaio liquido a 1600 gradi centigradi dalla Siviera alla linea di colata continua. Ma soprattutto la foto evidenzia chiaramente la presenza di un operaio a pochissimi metri da quella nube che invade il capannone, che i sistemi di captazione non riescono ad aspirare. I fumi e le polveri così raggiungono il tetto e poi si diffondono nel resto della struttura raggiungendo i lavoratori. Dice Casula, a poche ore dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Taranto, quindi è lecito chiedersi a che punto sia il risanamento dello stabilimento di Taranto. E quando viene versato acciaio fuso dentro quei contenitori, il contatto col refrattario genera quella uscita di polvere. Io sono andato a vederla, è aspirata, c'è la cappa,
Infatti, come vede l'immagine, non è vero che quel fumo si sta distribuendo nel capannone. Quel fumo sta salendo dritto sopra perché sopra c'è una cappa di aspirazione. Poi che ci sia un operaio nuovo così vicino, anche a me fa impressione. Non vorrei che si fosse messo lì per farsi fare la fotografia per scappare via subito dopo. Comunque quello... Bisogna vedere qual è la tecnica di lavorazione. Certo, ma non c'è nessuna operazione manuale da fare su quel contenitore di acciaio fuso a 1600 gradi. Gli operai lì li ho visti, sono tutti, sembrano dei marziani, sono tutti scafandrati con tutte delle protezioni addosso e stanno a debita distanza. E poi perché quello lì sia andato lì bisognerebbe individuarlo, come minimo io gli farei dare una multa perché assolutamente non deve avvicinarsi a quella distanza e senza l'attrezzatura. Se lei vede il regolamento di reparto, io sono andato a vederlo, è vietato fare avvicinarsi senza la protezione come sembra quell'operaio. Il collega Casula dice: il fenomeno mostrato dalla fotografia inoltre è stato denunciato più volte in passato anche dai custodi giudiziari e dai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Lecce. I documenti firmati dall'ingegner Barbara Valenzano e dal maggiore Nicola Candido sono puntualmente giunti sulla scrivania della Procura della Repubblica. Che devo dire? Thank you.